Questo programma è offerto da... Noi siamo infinito! Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Della notte dei sogni, del quasi sold out, del profumo di A che avrebbe dovuto regalare il clamoroso e meritato primato, viene espugnato invece dopo ben 649 giorni, quasi due anni, lo stadio Ciro Vigorito. Ma al di là della sconfitta, il messaggio è ugualmente forte e incoraggiante. Squadra, pubblico e società sono protagonisti ed applausi. Contro il Bari la sfortuna, un arbitraggio stranamente ostile, errori clamorosi, formazione forse sbagliata, qualche assenza di troppo in difesa determinano un KO che brucia. Ma i giallorossi hanno giocato al calcio, quello vero, hanno confermato di essere la vera rivelazione della cadetteria e hanno messo in campo grinta e vivacità. Niente processi, recriminazioni giuste, ma testa alta, anzi altissima, per lo spettacolo. Non tutte le volte incontri un Pinzani fazioso o manca Lucioni, o agli avversari riesce proprio tutto. A 15 giornate dalla fine, archiviato addirittura quasi a fine girone d'andata il capitolo salvezza, il Benevento può ancora far parte del quartetto che punta alla Serie A diretta e nella peggiore delle ipotesi, si fa per dire naturalmente, qualificarsi per i playoff, altro traguardo sensazionale e da sogno alla vigilia della stagione. Sotto con il Novara dunque, con un tour de force pazzesco, dove bisogna subito ripartire facendo tesoro tutti, naturalmente da baroni in testa, delle cose che eventualmente non sono andate per il verso giusto. Ma l'aria che si respirava venerdì sera, in campo e sugli spalti, il gran gioco, la coreografia, il tifo, la grande folla, la suggestione, sono ricordi bellissimi e bisogna trovare i presupposti per vivere altre giornate così, magari, naturalmente, con un risultato diverso. Buonasera ad Antonio Martone, benvenuti al 25esimo appuntamento con 8 gol, tutto in chiave giallorossa. E vi preannuncio che sarà un 8 gol un poco diverso dal solito, perché dedicheremo la prima parte, diciamo la prima mezz'oretta circa di trasmissione, al commento di questo match contro il Bari che fa tanto discutere, una sconfitta diciamo pesante, ma nel frattempo dove la squadra ha dimostrato anche determinati valori. E la seconda parte la dedicheremo diciamo alla presentazione di questo match di domani, perché è di nuovo campionato, meno male, oppure diciamo purtroppo, poi lo vedremo naturalmente domani sera in base al risultato. Si giocherà, come dicevo, l'anticipo, si giocherà la settima giornata di ritorno con il Benevento che sarà impegnato a Novara. E poi proprio nella parte finale di questo appuntamento con 8 gol ci sarà un nostro dossier su quella che è la questione Stadio Vigorito, perché se lo chiedono in tanti, alla luce di quello che è il problema che sorge puntualmente in occasione di big match come quello di
di venerdì scorso, come quelli dello scorso campionato con Catania e Lecce, come in passato per le finali playoff? Perché questo stadio ha un'agibilità così ridotta, costruito per ospitare dai 30 ai 25 mila spettatori, nonostante sia un gioiellino, ha, come ben sapete, un'agibilità di 12.148 spettatori, in virtù di quello che è il dispositivo della Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli presso la Prefettura. Abbiamo fatto una sorta di dossier raccontandovi che cosa si dovrebbe fare, perché le cose non vanno bene e quali sono gli interventi che si spera che vengano fatti al più presto dal Comune, anche perché è una situazione da risolvere, considerato che al di là della sconfitta di venerdì a Benevento si respira profumo di Serie A, ma anche profumo di grandi incontri. Potete telefonare allo 0824 54 566, oppure inviare messaggi, sms o whatsapp al 342 87 23 977 per dire la vostra su tutta la situazione, oppure fare domande ai nostri ospiti. Dall'altra parte, per quanto riguarda la redazione sportiva, c'è Ivan Calabrese, in regia invece il nostro Fabrizio Angrisani, coadiuvato da Andrea Bocchini. Bene, a questo punto io direi di andarci a vedere il commento su questo Benevento Bari curato da Fabio Tarallo. Una giostra, un vero e proprio parco giochi. Venerdì sera si è assistito a uno spettacolo avvigorito. I protagonisti sono stati il Benevento e il Bari. 7 gol, uno in più per i pugliesi. Di colpo la strega perde l'imbattibilità casalinga, che durava da tantissimo, e prende 4 reti in una sola gara, e in casa fino a questo momento ne aveva prese solo 3. Nessuno pensava di trovarsi di fronte la stessa squadra annichilita al San Nicola un girone fa. Ancora più vero, nessuno si aspettava di vedere tanti errori in casa Benevento. E sì, perché 7 reti significano spettacolo, ma significano anche imperfezioni. Il risultato finale è la sintesi del fatto che ne ha commesso uno in più la squadra giallorossa. Sanniti che, eppure, non avevano iniziato male. Il vantaggio di Lopez ha dato l'idea di poter mettere la sfida in discesa. È stato solo l'inizio delle imperfezioni che hanno portato il Bari a reagire fino a portarsi sul 3-1. Il Bari è arrivato nel bel mezzo della festa beneventana. Pezzi leggero su Floro Flores, Camporese beffato dal tocco di Galano che si è liberato e ha battuto a rete. Al 23esimo il vantaggio per la squadra di Colantuono. Punizione per il Bari, tutti protesi verso il centro, nessuno a preoccuparsi della battuta veloce verso la sinistra, con cross facile e fulminio per Floro Flores che non ha avuto alcuna difficoltà. Non è finita qui. Auto sinistro ancora, Floro Flores traccheggia con la palla, Cibsa affonda l'entrata e abbatte l'attaccante in aria. Rigore netto quando bastava solo seguirlo. Salzano ha chiuso la mezz'ora da incubo. Il Benevento non poteva essere quello, la reazione doveva arrivare. Ed è arrivata con la rete del 2-3. Sissé inizia l'azione e la va a chiudere con un perentorio stacco sul cross di Ceravolo. Da manuale del calcio. L'inizio della ripresa è da incubo per un Bari che si è sentito con le spalle troppo coperte. Ceravolo ha regalato il brivido con un tocco sotto misura che ha riportato le cose a posto. Quando il Benevento ha sentito che era il momento di azzannare la preda, ha commesso un altro errore, quello decisivo. Cross dalla sinistra, la palla arriva a Galano troppo solo che non si fa pregare e spedisce alle spalle di Cragno. Lo sforzo profuso annebbia la mente e appesantisce le gambe, ma esiste l'orgoglio e il Benevento ne ha da vendere. La reazione è forte ed è tutta nelle conclusioni di Ciciretti, che si spegne di poco al lato, e di Falco. La prima si infrange sulle mani di Mikhail, la seconda contro la traversa. È il segnale della resa, non c'è altro. Il Bari si prende i 3 punti e vola verso l'alto. Il Benevento esce tra gli applausi. Hanno perso i giallorossi, ma hanno dato tutto, dimostrando di non essere in alto per puro caso. Rieccoci qua, allora, dopo lo spazio pubblicitario, andiamo a salutare gli ospiti di stasera. Stasera sarà una sorta di tribunetta non politica ma calcistica, perché come ben sapete i calciatori del Benevento sono in ritiro in quel di Novara per il match di domani, quindi non abbiamo il tesserato giallorosso, ma in compenso abbiamo un salotto fatto di opinionisti esperti. Allora, cominciamo con la collega Sonia Lantella, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Buonasera. Doppio centravanti stasera, perché al suo fianco c'è il ritorno del nostro opinionista Enzo Bozzi. Ciao Enzo, ben trovato. Buonasera a tutti. E poi il nostro immancabile sulla fascia destra, lì praticamente lui su quella fascia lui è praticamente insuperabile, punta l'uomo e poi va a segnare, Giancarlo Zotti. Buonasera Giancarlo. Buonasera, buonasera Antonio. Allora, io faccio la domanda unica, poi vedete chi vuol partire, però senza scavia. Siete delusi di questa sconfitta?
Partenzo. Io rispondo per ultimo, vorrei mettere l'ultimo. No, te lo dicevo anche prima così in tono molto amico. No, non lo so perché, ma non sono deluso. Ma sai perché? Perché tutto sommato, al di là dei 4 gol che abbiamo preso, mi sono divertito, ho visto una squadra che ha giocato. Quindi non sono deluso, forse come amareggiato dal risultato, perché poi alla fine, se quella partita finisce 3-3, il risultato più giusto probabilmente, se non ci maltratta l'arbitro anche su certe decisioni, si poteva avere un epilogo diverso. Voglio dire, tutto sommato non sono deluso, arrabbiato. E poi dirò una cosa per la quale non so se la dico adesso o la dico dopo. Quando vuoi. La posso dire anche adesso, perché io ricordo, e l'ho vissuto durante la partita e anche dopo riflettendo, no? C'era un signore già anziano, allora ti parlo di 30 anni fa, che una volta ha detto una cosa che mi ha colpito e che ho pensato durante la partita. Ha detto: un giocatore, il valore di un giocatore tu non lo apprezzi totalmente nel momento in cui lo vedi giocare, ma soprattutto quando manca. Allora io ho visto che ci pensavo durante, ancora sullo 0-0, quando vedevamo che sbandavamo, e l'assenza di Lucioni era importante non in quanto a se stessa, ma all'intero reparto. Lì in effetti hanno sbandato tutti perché mancava quel giocatore, e ci siamo resi conto quando sia indispensabile e è importante quel giocatore quando manca, non quando c'è. Perché quando c'è sappiamo quello che ci dà, quando manca succede quello che ha. Perché il Bari può venire 390 volte a giocare a Benevento, se c'è Lucioni una volta vince, una volta pareggia e 298 perde, ne sono convinto. Sonia, allora l'arrabbiatura, abbiamo sentito Enzo, dice lui non è arrabbiato e ha fatto queste considerazioni. Io ti faccio a te un'altra domanda, hai rimpianti allora? Allora, sono d'accordo con Enzo nel senso che è stata una prestazione bellissima quella del Benevento, veramente due squadre di Serie A si sono affrontate, quindi sicuramente il Benevento ne è uscito bene. Rimpianti sì, perché tu sai benissimo come la pensavo io, ce lo siamo detti lunedì scorso quando c'era sì. Baroni, dove non si era aperto completamente, però aveva già fatto capire che la scelta sarebbe ricaduta su Pezzi, e sai benissimo come la penso io. Io credo che i giocatori di ruolo sono fondamentali, soprattutto in partite dove c'è bisogno di sicurezza, in tutto il reparto. Si andava ad affrontare il Bari, che è la squadra attualmente che ha l'attacco più forte del campionato assieme al Benevento. Sì. E chiaramente c'era bisogno di un difensore di ruolo, perché è vero che Pezzi stava bene fisicamente, mentalmente, ma Pezzi non ha i movimenti del centrale. Non c'è niente da fare. E in effetti quando noi ci fissiamo e focalizziamo l'attenzione sul cercare di capire chi ha commesso l'errore, se Venuti, se Camporese, se in realtà la difesa ha giocato tutta male perché i movimenti non erano quelli. È normale che sia così. Allora, in panchina c'era un giocatore di ruolo, c'era Bagadur, che io non credo sia l'ultima ruota del carro per quello che ha fatto lo scorso anno a Salerno, perché era voluto fortemente dal DS Fabiani anche quest'estate, è stato rivoluto anche nel mercato di gennaio, per cui nel momento in cui hai un difensore di ruolo che sta bene, devi metterlo dentro, perché se non la paghi. Io ricordavo nei giorni scorsi, ricordavo la famosa finale playoff col Crotone, dove per far giocare Cattaneo e non Colombini di ruolo, noi abbiamo pagata, perché guarda caso Cattaneo sbaglia la diagonale. Certo. Ora, per carità, è un'analisi tattica che stiamo facendo, quindi sto entrando nei dettagli. Va bene, una sconfitta ci può stare, per carità, il Bari è una squadra fortissima, sta vincendo a Brescia, ma tante squadre perderanno col Bari, però questo rammarico ce l'ho. Perché non solo tu hai perso una partita, tu hai perso un difensore, perché per Bagadur questa è la bocciatura definitiva. Tanto valeva mandarlo via a gennaio. Ecco perché a gennaio non è andato via, e poi succede che la difesa è in piena emergenza, cioè mancano Lucioni e Padella, i due centrali, e lui non gioca. Cioè è una cosa abbastanza emblematica senza... Ma infatti voglio aprire una parentesi. Secondo me, sai che cosa è stato anche fatto? L'errore, però ecco col senno di poi. Noi siamo giornalisti, abbiamo la fortuna di poter parlare dopo, purtroppo agli certo. allenatori spettano le decisioni prima. Quando il Benevento vince col Carpi 3-0... Quando il Benevento ha delle partite che si mettono in discesa, 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, fai entrare Bagadur, perché gli dai ritmo, gli dai condizione,
inevitabilmente te lo puoi trovare dopo. Si sapeva che Padella era infortunato. Buone notizie sono arrivate, l'abbiamo scritto su Benevento Free, che giovedì Padella sarà in città. De Falco ieri o l'altro ieri ha raggiunto Benevento, però è chiaro che ci vorrà un mesetto, non so ora i tempi, per, ma dovrà ritrovare la condizione ottimale. Quindi Padella era fuori. C'era questa diffida, no? Che era una spada di Damocle sulla testa di Lucioni da tempo. Bene. Per cui poteva capitare. Poteva capitare con Bari, col Novara, con la Salernitana. Ogni partita adesso è fondamentale. Per cui, secondo me, andava forse gestito prima Bagatur, magari inserendolo per dargli minutaggio, e ora te lo ritrovavi pronto in una partita importante. Perché Pezzi, tutta la vita, Pezzi è uno dei pilastri dello scorso anno, un giocatore che sta mettendo impegno, che si è guadagnato di diritto il ruolo a sinistra, anche se ci sta un Lopez che scalpita, per carità, però centrale proprio no. Perfetto, e adesso sentiamo Giancarlo. Ma hai sentito Enzo, hai sentito solo. Sì, io per quanto riguarda parto dal fatto che hai detto se c'è delusione. Io penso che la delusione non ci debba essere, perché non dimentichiamo qual era l'obiettivo di questo Benevento all'inizio del campionato. Quindi sta facendo un campionato grandissimo, è stata una partita bellissima dove il Benevento ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare con tutto. L'analisi io la farei partendo dalla presentazione che era stata della partita col Bari, cioè tutti avevamo detto che il Benevento andava a giocare questa partita sapendo che la difesa mancava Lucioni, che in questo momento Lucioni, anche mister Baroni qui in trasmissione aveva detto, è un giocatore da Serie A. È inutile che... Sì, quindi sappiamo il discorso. Esatto, sappiamo che tipo di perdita era per noi. Sapevamo che veniva un Bari che era in una condizione di forma eccezionale, dove mister Colantuono l'aveva organizzato, l'aveva strutturato, aveva fatto 10 acquisti al mercato. E purtroppo è successo, noi eravamo imbattuti, anche, quindi anche da questo punto di vista psicologicamente ormai avevamo anche quest'altro peso addosso, in casa non perdevamo da un sacco di tempo, e quindi eravamo consci che se fosse andato tutto male forse avremmo perso. Purtroppo è successo, però io penso che assolutamente non può esserci delusione dopo una partita di quel genere, dove Benevento anche dopo averla recuperata sul 3-3 con Ceravolo ha avuto la palla anche del 4-3. Poi è chiaro, un ulteriore errore, come diceva Sonia, purtroppo in difesa è andata così. E... Tu pensi che possono rimanere degli strascici da questa sconfitta? Strascici no, però è chiaro che una sconfitta è sempre una sconfitta. Il Benevento comunque viene da una serie positiva, non è abituata più a perdere. La partita di domani sera comunque è una partita delicata. Quindi, ne parliamo dopo. Esatto, quindi starei... Una sconfitta... Col Bari diventa ancora più delicata. Infatti. Quindi queste sono le conseguenze di cui potevi parlare esatto. Tu. Vedo che Enzo scuote la testa. Fatica questo Benevento a scrollarsi questa sconfitta, ma sai perché? Perché è una squadra che viene da tanto tempo da non farsi perdonare nulla. Per cui viene talmente istintivo da parte del tecnico, dei ragazzi e del gruppo dire sì, abbiamo fallito fino a un certo punto, perché ribadisco, a me la squadra mi è piaciuta. Al di là del, come diceva Sonia, l'analisi perfetta, poi su una sola cosa non sono d'accordo con Sonia. Lo voglio sentire. Te la dico no? Subito poi. Però voglio dire, la partita in sé è stata forse la più, al di là del risultato, è stata la più divertente, bellissima. Bellissima, perché poi incontrò una squadra fortissima dall'altra parte. Certo. Dove non sono completamente d'accordo con Sonia è sul fatto che, chiaro, noi la partita l'abbiamo persa dietro, dove la prestazione del pacchetto difensivo non è stata delle migliori. Io l'unico che salverei si chiama Pezzi, che ha meritato la sufficienza singolarmente come prestazione. È chiaro che mancando Lucioni sono andati un po' tutti in insicurezza, tra virgolette, se vogliamo, compreso il nostro portiere, che fino adesso ci ha dato tantissimi punti, che però dobbiamo dirlo, la differenza forse l'hanno fatta anche i portieri nell'ultima partita, perché quello del Bar ha fatto 2-3 miracoli, parate, insomma, almeno una straordinaria alla fine del primo tempo. Cranio purtroppo è stato sfortunato, perché quando prendi 4 gol, anche se non hai colpe particolari e non fai una parata, non hai giocato bene. Quindi queste cose purtroppo, e quando accadono tu ci rimetti un risultato. Però ribadisco, e sono d'accordo anche con Giancarlo, che assolutamente questa è una partita, abbiamo perso male, non abbiamo perso meritando, per cui assolutamente non dobbiamo, né noi né i tifosi, ma sono sicuro di no, né la stampa né tutti, dar peso, archiviamola, lasciamoci alle spalle questa partita e ripartiamo. Ma anche perché, aggiungo una cosa, no? Io subito quello che ho notato, si sono affrontate due squadre
forti in attacco, bravissima, scarse in difesa, con una differenza, che quella è la difesa titolare del Bari. Noi a noi no, Gione, mancava, esatto, la pedina più, certo, importante. Hai detto niente. Sul fatto di Cragno, sì, dobbiamo dire che Cragno non ha fatto miracoli, però era incolpevole sui gol. Lui ci ha abituato, lui detto, abituato tu, ai miracoli. Esatto, lui allora, due, diciamolo pure, perché Cragno è stato fino adesso straordinario. Sono due o tre partite che dice, non è che sta facendo, non è il miracolo. Cragno delle altre 20 e più partite. E su Pezzi, certo, ti rispondo, Pezzi ha fatto bene, perché Pezzi sta in un'ottima forma. Bravissimo. Ma questo però ti fa capire ancora di più che in quel ruolo tu hai perso due volte Pezzi. Sono d'accordo, perché a però sinistra ti poteva dare di più. Se e l'è cavata egregiamente anche centrale. Spinge, andava avanti, poi tornando lui quando Sonia prendeva il pallone, lui andava avanti. Tornando all'altro, come un terzino. Non il Pierre Babacuri, lo straniero che non è stato scelto, Bagadur. La spiegazione è semplicissima. Barone non lo vede, lo ha dimostrato dall'inizio alla fine. E appunto, ma questa è la dimostrazione, l'avete appena detto, per non farlo giocare nel momento in cui manca questo, manca quest'altro, la partita è quello che non lo gioca, vuol dire che lui non si fida, certo, in questo momento. Infatti, e quindi scelta è dimenticati ad un certo punto il Benevento che ha trattato. Esatto, sì, esatto, sì, la sì, difensore centrale, Blanchard. Blanchard era uno del Carpi, che poi è andato a Brescia. Sì, e esatto. A proposito del Brescia, si sta giocando Bari-Brescia, il parziale a fine primo tempo è di 1-0 a favore del Bari, ha attuato una sorta di turnover il tecnico pugliese Colantuono, del resto se lo può permettere con una rosa veramente fornitissima, al nono minuto Eurogol di Parigini, quindi parziale di 1-0. Allora, io a questo punto, dato che Enzo prima chiamava in causa anche arbitraggio e così via, andrei a vedermi gli episodi di Damo Viola. Prima però di iniziare a vederci gli episodi, vado a ribadire quella che è una denuncia che abbiamo fatto da questa trasmissione diverse volte nel corso degli appuntamenti del lunedì, e che è stata fatta anche nel corso dell'altro nostro appuntamento molto importante del sabato sera, derby. Praticamente, come ben sapete, gli highlights alle televisioni e così via vengono forniti da una società che è, tra virgolette, molto vicina alla Lega, alla FIGC e quindi praticamente anche associazioni arbitri e così via, si chiama Infront, e loro selezionano quelle che sono le immagini da mandare poi a noi emittenti come 8 Channel 696 che ha acquisito i diritti, da poter poi farci i commenti e così via. Per l'ennesima volta, e non è solamente il caso del Benevento, ma noi puntualmente con derby trattiamo anche Salernitana, Avellino e un po' in generale le altre squadre, per l'ennesima tutti gli episodi che riguardano errori arbitrali, anche clamorosi, non so, falli di mano non puniti, fuorigioco evidentissimi e così via, ancora una volta Infront, probabilmente perché c'è un accordo tacito, e questo non è giusto perché è mancanza di trasparenza e non ci consente di fare corrette informazioni attraverso le immagini, per l'ennesima volta episodi clamorosi vengono tagliati. Qual è, a cosa mi riferisco? Tutti quanti ricorderete l'episodio del primo tempo, il clamoroso fallo di rigore su Ceravolo, che è stato addirittura agganciato, placcato, stile rugby, da Tonucci, che era già ammonito, quindi sarebbe stato rigore ed espulsione. Ecco, non c'è questa immagine, i nostri tecnici hanno cercato di scovare ovunque, ma questa immagine non c'è. Questo quindi lo voglio dire a priori ai nostri telespettatori che eventualmente si attendevano anche questo episodio, che vi posso confermare, abbiamo parlato con più persone, era veramente clamoroso, quindi purtroppo questo non ve lo possiamo mostrare. Però abbiamo voluto ugualmente denunciare questa situazione di Infront, che di certo non fa il piacere al calcio, ma soprattutto anche gli arbitri, quindi l'associazione, aprendosi, quindi mostrando anche eventuali errori, secondo me potrebbe anche far capire alla gente il perché di certe cose. Al contrario, invece, facendo dei discorsi dittatoriali, io credo che si diseduca il pubblico e chiaramente anche l'informazione. Allora, partiamo al 13° con il primo gol di Galano, quello del pareggio. Qualcuno ha detto che, al di là dell'errore che è clamorosissimo e così via, di un'ingenuità di Pezzi che ha avuto un fallo da Floro Flores, ma anziché buttarsi a terra, probabilmente anche se l'arbitro non l'abbiamo visto tanto ben disposto, può darsi che Pinzani segnalava un'irregolarità. Vediamolo l'episodio. Ecco, vedete, in questo momento lui si appoggia sulle spalle di Pezzi e lo spinge. Pezzi infatti perde anche l'equilibrio, però lui non va a terra, cerca di tenersi su e poi vabbè, insomma, si mette le spalle, insomma, tutti gli errori che abbiamo visto su questa azione, che è un vero e proprio, vedete, infatti c'è anche Camporese che alza le braccia e dice guarda che c'è sto fallo, lo rivediamo, eh.
Ecco, vedete, si disinteressa della palla. Ci ho fatto caso, è verissimo, qui no, non è che ne nasce che sei. Diciamo che guardate, sembra quasi un'ingenuità di pezzi, perché lì ti lascia andare, come fanno a fischiarti? Però vai a pensare che poi prendi gol, insomma. Quindi, e poi dopo vediamo. Però voglio dire, se è un giocatore furbo, scalto così, magari però si sente toccato, va giù. Giancarlo sei d'accordo? Sì, sì, era un fallo che di fatti, sì. Se tu ci fai caso, lui si allunga un po' la palla e Pezzi, dopo averla presa, la poteva andare a riprendere, però non è potuto andare perché l'ha ostruzionato. Nel regolamento quello è fallo, poi in area, quindi... Generalmente il difensore è sempre favorito rispetto all'attaccante. Assolutamente. Sei d'accordo, Sonia? O non ci... Bravissimo, però era troppo impegnato in un ruolo non suo. Bravo, anche questo, no, ma anche questo. Poi al 28esimo... c'è questa chiamata che secondo gli addetti ai lavori di Sky ed altro è un capolavoro, anche diciamo del gol annullato a Ceravolo per fuorigioco. Enzo Bozzi ha detto che sta continuando a vedere le immagini perché voglio capire praticamente questa grande chiamata. Se possiamo andare, Fabrizio, c'è questa splendida azione, Lopez, poi Viola, cross a centro molto bello sul primo palo e un capolavoro di Ceravolo. E, Fabrizio, ce l'abbiamo un fermo immagine? Fa vedere, ecco, bravissimo. Sì, eccola. Allora, vedete. No, qui ancora sta partendo la palla. Sì, di poco, sì. È stata un'ottima chiamata dell'assistente, sì. Che però è lo stesso che probabilmente ha dormito in occasione del rigore clamorosissimo succederà. Però questa è una bella chiamata dell'assistente. Sì, sì. Bisogna dirlo, eccolo là, vedete. Beh, guarda che qui non siamo proprio in linea, siamo in linea della parte sbagliata. Se ci alleniamo da quest'altra parte, sarà sì o no, come dicevano, una mezza scarpa sì, di differenza. Infatti è proprio un ferma così. Ma infatti io mi ricordo che ero in contatto subito dopo, da quando che ero che eri lì, non fosse fuori gioco, te l'ho raccontato prima, sì. Ho chiamato degli amici e mio figlio per dire, l'hanno rivisto 30 volte, non riuscivano a stabilire se era lì o fuori gioco. Complimenti a questo signore perché alla fine dice, si è deciso per i 4-5 centimetri che lui ha visto da 70 infatti, metri col fermo in mare, sei, infatti. Poi sul rigore gli è caduta la bandierina davanti agli occhi, cataratta entrambi gli occhi. Poi andiamo sempre primo tempo al 37esimo, l'episodio del rigore causato da Cibsa, molto ingenuo, prima nel disimpegno a perdere la sfera sulla tre quarti, diciamo, del Benevento, e poi dopo, ecco, a cadere, ad abboccare a questa finta di Floro Flores. Vai, Fabrizio. Penso non ci sia niente da discutere. Andare oltre, penso. No, ma anche perché non protesta nessuno. Non solo, c'era stato prima un errore clamoroso di Venutili che ha lasciato, che ha perso sì, una palla in Genoa e sì. non l'unica di quella partita, e poi è venuto il rigore altrettanto ingenuo da parte di Cibsa. Però voglio dire, c'è stato un errore notevole di no, rigore. Ma infatti non protesta neanche dei nostri, non protesta nessuno. Non va fatto. Commentata subito offside, sì. No, non va fatto un fallo, perché lì non ha dove andare proprio l'avversario, però vabbè, insomma... abbiamo completato, ripeto, ci manca questa immagine del rigore clamorosissimo che era al 40esimo, quindi dopo questo episodio si poteva riaprire già prima il match, ma tra le altre cose il Bari sarebbe rimasto in 10 uomini perché Tonucci era già ammonito. Comunque, ok, questo... Vai. Io posso aggiungere una cosa, ecco perché vedendoci sai che ha commesso fallo, la sfortuna di questo Benevento che quando manca il difensore guida, il capitano... Sì. Cibsa non è nella migliore condizione, noi sappiamo benissimo che Cibsa certo. È uno che davanti player. Alla difesa non fa passare una sì. palla, che è il quinto difensore se vogliamo dirla sì. tutta, perché ruba palloni, in questa partita non era in condizione, quindi anche questo insomma avvalora proprio la sfiga che sul piano difensivo è stato un Benevento inadeguato. Infatti, ci andiamo a vedere un attimo la classifica, Fabrizio, che naturalmente è aggiornata al sesto turno. Ecco, alla resa dei conti, nonostante questa sconfitta che avrebbe potuto regalare il secondo posto solitario in caso di vittoria, il Benevento, lo ricordiamo a noi stessi ma a tutti, è al terzo posto, perché sapete che col Verona è la migliore differenza degli scontri diretti, è al terzo posto ed è un risultato fantastico alla luce di quelle che sono le previsioni della vigilia con 15 giornate da giocare. Che cosa voglio dire? Che è tutto possibile.
Innanzitutto vanno blindati i playoff, questo è fondamentale perché c'è un'accelerata pazzesca delle squadre che stanno dietro. Come abbiamo sempre detto, da febbraio in poi sarà un campionato completamente diverso e così si sta registrando. Dicevo, c'è questa, quindi va innanzitutto blindata la qualificazione ai playoff, che sarebbe un risultato fantastico. Poi continuare a sognare non sarebbe male. Ci sono i presupposti, Sonia? Per continuare a sognare? Sì, sì, assolutamente. Lo dicono i numeri. È chiaro che la classifica è cortissima. Guardate l'Avellino a 3 punti dai playoff e fino a 2 settimane fa, 3 settimane fa era in piena zona rossa. Quindi la classifica è corta, basta che perdi 2 o 3 partite e ti trovi addirittura fuori i playoff. Esatto. Quindi per carità. Però i numeri dicono che si può sognare perché è corta guardando in giù, ma è corta anche guardando in su, cioè nel senso che la SPAL ha 2 punti in più del Benevento, esatto. Il Frosinone sembra volato via, ma non ci dimentichiamo che ad un certo punto nel girone di andata il Verona aveva sul Frosinone e sul Benevento tipo 6 punti, sembrava, sì, oramai destinato a fare campionato a sé e non è stato così. Quindi è lecito sognare, ma non crogioliamoci troppo e stiamo attenti perché basta... Insomma, inciampare una volta in più per poi non trovarti in una situazione con questa classifica facile. Cortissima. Vai, Giancarlo. Io difatti penso che il segreto è proprio quello. Puntare, ecco, a fare anche la promozione diretta proprio così per blindare anche i playoff. Cioè non pensare, ecco, pensare l'obiettivo più alto in alto possibile. Esatto, e poi vedere quello, giusto, che avviene. Giusto. Quando esiste la cadetteria, che a memoria mi ricordo e vale ancora tutt'oggi, io credo, i campionati, le posizioni delle squadre acquisite dalla Serie B si stabiliscono fra marzo e aprile, sono i 2 mesi fondamentali di queste squadre. Poi io sono d'accordo con Sonici, questo sogno. Io più che sogno, ve lo sto dicendo da tempo, lo sto vivendo, quindi è strano, cioè questa squadra manda dei messaggi almeno fino adesso, ripeto, nonostante la sconfitta, a me questa squadra è piaciuta, non vorrei che mi fosse adagiato in un sogno illusorio reale, però voglio dire, realmente questa squadra ci sta facendo, non so come dire, aspirare a qualcosa, ce l'abbiamo, ci sta. Cioè anche dell'ultimo abbiamo affrontato forse la squadra più forte del momento, che è il Bari, a detta di tutti non avremmo meritato assolutamente di perdere. Quindi ampia fiducia in tecnico alla squadra e viviamocela. Ma poi noi la cosa divertente è che parliamo di sogno perché è il primo anno che il Benevento è in Serie B. Però se andiamo a vedere i valori delle squadre, il Benevento ha tutte le qualità per accedere ad una promozione diretta. Perché? Perché direttamente non ci va la prima, ci ma ci vanno le prime due. Quindi non, esatto, è che il Benevento deve necessariamente mirare al Frosinone, ma alla SPAL. E tutta questa differenza tra il Benevento e la SPAL non c'è. Tutta questa differenza tra il Benevento e il Verona non c'è. Stesso discorso per quanto riguarda il Bari, dove ribadisco, hai perso, è vero, ma comunque a testa alta e segnando, certo, 3 gol al Bari, per cui il Benevento da questa partita è uscito ancora più forte in attacco. Abbiamo l'attacco più forte del campionato assieme al Bari. Ma non solo, tornando, perciò dico, ce lo devono dire gli altri, ha ragione Sonia. Quando così, ma anche amichevolmente, mi trovo a parlare, recentemente l'ho fatto così con, te lo accenno, con Del Neri, con D'Amico, no? Che sono, certo, sono vecchi amici. Allora quando io gli ho chiesto, perché la B la seguono perché è meraviglioso, certo, il campionato. Quando gli ho chiesto, secondo voi, dice, quali sono le favorite? E come prima squadra mettono il Benevento. Dice, questo sono pazzi loro, o non ci voglio credere io. Non ci vogliamo credere noi. Ma sì, è la verità, perché se gli addetti ai lavori dicono, il Benevento è la squadra che gioca meglio, è una squadra fresca, giovane e tutto il resto, quindi per noi è la favorita. Viva Dio, crediamoci anche noi un Enzo, po', no? Tendi. Cioè in generale a vedere i valori nei giocatori altrui, no? E magari tendi chiaramente a vedere i tuoi come quei giocatori. Cioè, scusa Sonia, ti interrompo. Negli 11 titolari siamo la squadra più forte del campionato. Quando manca qualcuno diventiamo una squadretta. Quando manca qualcuno diventiamo una squadretta. No, mica, non ha giocato la squadretta il Benevento con Bari, assolutamente. No, dicevo una squadretta nel senso che la squadra perde quel... Ma non da squadretta, perché contro quel Bari lì, se sei una squadretta rischi di non giocare la partita, di stare sotto all'inizio. Quindi. Per rispondere a questa cosa della squadretta, noi abbiamo un limite, che può essere un limite o può essere un punto di forza. Noi abbiamo una rosa corta.
Quello sicuramente, non abbiamo molte alternative. Il Bari si può permettere di mettere in panchina Floro Flores perché butta dentro Maniero. Esatto. È chiaro che Baroni non aveva tutti questi cambi, però è stata fatta una scelta, è stata fatta una scelta di gruppo. Io vorrei dire che a Benevento doveva arrivare un certo Budimir. L'accordo era stato fatto, la Sampdoria aveva detto sì. Ma vi siete dimenticati la partita che hanno fatto col Carpi, dove Ceravolo ha dato una risposta per dire con quell'impegno siamo bene così? In quel momento diventa difficile. Tutti noi abbiamo detto no, certo. Ma che dobbiamo fare con l'attaccante? Certo. Con quel tipo di attaccante? Determinati equilibri. Andiamo a rompere gli equilibri. Giusto. Ma la differenza la fa quel determinato attaccante. Se dovevamo prendere un attaccante under, tanto per, era inutile. Quindi noi abbiamo sicuramente, c'è il rischio che se non c'è Capitan Lucioni diventiamo non una squadretta, ma una squadra più debole, perché non abbiamo l'alternativa a Capitan Lucioni dello stesso certo. valore. Però poi c'è il rischio che quando ce l'hai vai ad alterare degli equilibri. Certo. Il tempo ci darà ragione. Io dico il tempo, queste partite saranno determinanti, perché adesso, domani, mancherà Ciciretti. Mancherà Cibsa, dove lì è Del Pinto, però mancheranno comunque pedine importanti, dovrei fare gioco forza, turnover su alcuni ruoli perché c'è la Salernitana. Questo periodo ci farà capire se è stata fatta la scelta giusta di non alterare gli equilibri o se forse certo. qualche pedina in più andava fatta. Allora, c'è qualche innesto in più. Per completare il discorso su Benevento-Bari, andiamo a vederci i dati analistici sul match. Sapete, spesso i numeri danno delle indicazioni, del resto abbiamo scoperto lunedì scorso che Baroni li adora in assoluto. Allora, la grafica è curata dal nostro bravissimo Giuseppe Andrita. Prego. Allora, ci sono, vedete, voi l'avete detto poc'anzi, alla fine Giancarlo, Enzo, il Benevento, anche per quanto riguarda questi aspetti, la partita l'ha stravinta. Possesso palla 57% contro il 43%. Attenzione, supremazia territoriale, se significa i minuti in cui il Benevento è stato nell'area, nel centrocampo del Bari e viceversa. La differenza è di circa 2 minuti e 30, 9,48 il Benevento e 7,08 sarebbe l'ultima chiamata. Tiri in porta 9 il Benevento, 5 il Bari, tiri fuori 7 e 4, cioè superiorità in tutto. 574 palle giocate dal Benevento, 434, ben 140 in meno dal Bari. Cioè, sì, ma cose... è la storia della partita che dice questo, cioè questo non conferma la storia. Cioè il Bari ha capitalizzato al massimo le sue azioni che ha fatto. Cioè, gli errori del Benevento, il Bari l'ha capitalizzato. Ha fatto tutto il Benevento. Esatto, cioè ha fatto 5 tiri. Basta dire che Galano, il quarto tiro, l'ha fatto di destro, che non è il suo piede, l'ha messa all'angolo, che io quando ha tirato ho detto questo me la manda. Cioè, il Bari ha capitalizzato il massimo, ma la partita l'ha fatto il Benevento. Chi ha cercato di rimetterla in sesto, cioè certo. il Benevento, c'era riuscito, con Ceravolo, come ho detto, aveva fatto anche il quarto cioè, gol. Il capolavoro di venerdì sera è stato andare dal 3-1 al 3-3, sfiorare anche il 4-3, è stato fantastico. Esatto, poi l'ennesimo errore della serata ti ha castigato. Ma allora voi siete, voglio dire, avete fatto gli attaccanti tutti e due, quindi, allora, basta vedere i gol del Benevento, il gol... Lasciamo stare quello di Lopez, il gol di Sissi, il gol di Ceravolo, sono stati due capolavori. E andiamo a vedere i gol degli attaccanti errori, del Bari. Errori, sono stati errori, sì, sì, per carità, errori. Floro Flores, Galano, parliamo sempre di giocatori importantissimi. Però, scusatemi, là sì, sono stati errori difensivi. Sonia, quello volevo dire, hai voglia che ci leggiamo un po' le statistiche, le percentuali e tutto il resto. Poi alla fine gli episodi fanno il risultato. Cioè, se io su quattro occasioni ne metto quattro dentro, è chiaro che dico 4-3. Poi il calcio alla fine è semplicissimo. Cioè, a questo punto era ad oltranza, il Benevento segnava, parata, il Bari risegnava. No. Cioè, stato una parata non l'ha fatta, l'altro portiere ha fatto tre interventi. Infatti, importanti, non ha fatto, dicevo, c'è stato sul 3-3 poi anche lo stadio, ecco Sonia, penso che anche tu hai visto che lo stadio e squadra erano tutt'uno, cioè è stato qualcosa di veramente di molto bello davvero, perché sul 3-1 anche il pubblico sì. era lì io secondo sul tempo sono dovuta tornare in redazione perché ho avuto problemi logistici con la macchina, quindi il secondo tempo mi sono persa il pubblico, però emozioni. Insomma già nel primo tempo era un colpo d'occhio. Vabbè, era tutto da Serie A. Andiamo a vederci adesso le pagelle, così sentiamo anche il parere di Enzo Bozzi e Giancarlo, se sono d'accordo. Prego. Allora, sufficienza a Cragno, diceva Enzo giustamente, non ha fatto papere, però non è stato nemmeno, diciamo, determinante o decisivo.
Venuti 5 e mezzo, Campolese 5, Pezzi 5, Lopez 6, Cibsa 5, altro insufficienza, Viola 6, Ciciretti 6 e mezzo, Falco e Sissé 7, Ceravolo 7 e mezzo, per me strameritato. Questa è la media che abbiamo preso dai vari siti e così via. Poi Giammafì, Buzzecoli e Melara NG, Baroni 6, poi il pubblico 7 e mezzo. Il voto riguarda anche quello che è stato l'afflusso e poi dopo lo andremo a toccare questo argomento. Allora... Ma io, Venuti, secondo me, mezzo voto in meno stavolta lo merita, perché Venuti è stato determinante in quegli errori che abbiamo detto. Cioè lui ha fatto 2 o 3 errori grossolani che hanno permesso, ecco, al Bari di fare... Quindi mi dispiace perché Venuti... No, vabbè, cioè, mica ragazzo, stiamo giocando la partita. Stiamo parlando così. E Pezzi, forse quel mezzo voto in meno a Venuti lo davo a Pezzi, perché Pezzi alla fine grossi errori non ne ha fatto. Ma è talmente palese, cioè, come si fa a vedere una pagella dopo aver visto una partita del genere e vedi che Venuti è mezzo punto in più di Pezzi? Pezzi, ripeto, l'unica sufficienza, Cranio compreso, perché un mezzo punto in meno l'avrei dato anche lui, ma non perché ha fatto male, perché è stato sfigato, fatemi passare il termine. Se uno prende 4 gol non può fare niente, ma non fa neanche una parata, non mette alla sufficienza, ma non perché non è stato bravo Cranio, perché così è. E allora io, secondo me, ribadisco il concetto di Tellizzo, l'unica sufficienza l'avrei data a Pezzi, e come dice Giancarlo, almeno mezzo punto meno avvenuti, che è stato almeno l'autore, l'artefice di 2 gol presi. Parlavamo del pubblico, la partita di venerdì sera è stata storica, non solamente perché ha ammirato il benevento tutta l'Italia calcistica, visto che era l'anticipo della sesta e così via, ma anche perché ha sancito il record stagionale di paganti, 11.487, veramente numeri da Serie A, di cui 4.741 abbonati, 6.746 passati per il botteghino. A questi 6.746 togliamo i 1.000 baresi, sono 5.746, quindi complessivamente i beneventani sanniti presenti sugli spalti del Vigorito 10.487, sold out la curva già dal primo giorno di prevendita, ma erano solamente 794 i biglietti disponibili, come ben sapete, e sold out i distinti, di fatto anche la tribuna. Questo ha sollevato il problema sempre della capienza, ecco perché ho fatto il cappello all'inizio trasmissione, vi ho detto che nella scaletta, la parte finale, c'è questo dossier Stadio Vigorito. Allora, che cosa facciamo? Andiamo ad omaggiare il pubblico attraverso questo servizio con le riprese fatte da Andrea Bocchini. Stavamo dicendo, uno spettacolo da pelle d'oca. Mamma mia, bellissimo, bellissimo, assolutamente. Anzi, quello punto che dico, che quando tutti accompagnavano i ragazzi della Sud era fenomenale, era proprio un boato. Anzi, secondo me, ecco, questo dovrebbero tutti quanti accompagnare di più i ragazzi della Sud, quindi tribuna, distinti, perché quando avviene questo si crea un qualcosa, un'atmosfera fantastica. Mamma mia, cioè, a tratti, era un boato. Come dice Sonia, era da pelle d'oca, perché soprattutto dal 3-2, ho sentito questo, fino al 3-3, e sembrava giocassimo un'ora in più. Beh. No, ma anche all'inizio, proprio quando le squadre sono scese in campo, che lo stadio ha accompagnato la curva, era, mamma mia, qualcosa di sensazionale, guarda. Che dite, chiudiamo su questo Benevento Bari, vogliamo dire qualche altra cosa? Pubblico da 10. Benissimo, allora, quindi voto stretto. Allora facciamo così, chiudiamo questa sesta giornata andandoci a vedere una rubrica di grandissimo successo che piace moltissimo ai nostri sempre crescenti telespettatori, quella dei 3 gol più belli. Tell me,
Totti dei tre, quale prendi? Stasera è difficile, però due, io ne scelgo due a pari merito. Quello della SPAL è il nostro, di Ceravoli. Floccari e Ceravoli. Con due motivazioni. Quello di Floccari, c'è il gesto tecnico del giocatore di serie superiore, perché tirare così col sinistro, che non è neanche il suo piede, è una bella botta, e metterla lì è una cosa, un bel gesto. Però il gol del Benevento è stato preparato bellissimo, e tutta l'azione in sé che è bella. E poi, ecco, da punta che faceva qualche gol, era difficilissimo, perché lui la palla l'ha andata a prendere fuori dal palo e l'ha messa, poi con l'effetto l'ha messa in porta, che era difficilissima, anticipando il difensore. Tutti e due sono stati bei gol. Da bomber a bomber. Senza togliere assolutamente nulla a Ceravolo, quello, perché i gol di Ceravolo poi non si vedono, si sentono. Se tu vedi, lui la porta non la mai vede, non vede né la porta né il portiere, mette l'esterno così com'è e lo senti la palla, e poi magari senti anche il gol senza vedere che va dentro. Quello è meraviglioso, Giancarlo forse ha capito. Bella questa definizione. Ma è così, è il nostro mestiere, per cui se tu ci fai caso, nel momento in cui va incontro, non vede nulla, mette solo l'esterno, sperando che la mette lì dove vuole, la mette proprio lì. È la bellezza di questo gol straordinario. Però quello di Floccari ha un qualcosina in più. Lo vedi dall'immagine, solo rivediamo quello di Floccari, dall'immagine del portiere avversario. Tu guarda il portiere che fa quando lui calcia, lo fredda nel momento in cui accenna il movimento. Sta lì la grandezza, ecco, di questo gol. Se lo rivediamo, tu guarda il portiere che fa, si limita solo a guardare la perché perde anche il tempo, non la vede neanche calciare la palla, guarda che fa. Bene. Nel momento in cui c'è l'incrocio non riesce neanche a seguirla, quindi è meraviglioso questo gol. Dopo i bomber, la Samina di Enzo non mi chiede nulla, scusami, cioè, che devo convinto, dire, dai, che convinto. Devo dire, dai. Allora, abbiamo detto che abbiamo chiuso con diciamo la scorsa giornata, visto che questa è una settimana tipica, perché domani si torna in campo, meglio, già il Bari già lo sta facendo, è iniziata la ripresa, è sempre in vantaggio per 1-0 sul Brescia dei giovani di Brocchi. Tra le altre cose, Brescia rimaneggiatissimo con ben 8 assenze, tra cui spicca quella di Caracciolo. Proprio in questo momento c'è stato il 2-0 del Bari, quindi partita quasi archiviata. Abbiamo in linea il collega di Radio Azzurra, Daniele Faranna, che io ringrazio tantissimo per la sua disponibilità. Radio Azzurra di Novara, naturalmente, radio che ha i diritti in esclusiva per quanto riguarda il Novara, quindi segue a tempo pieno la squadra piemontese. Allora, innanzitutto grazie Daniele. Pronto? Ciao, buongiorno, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Senti, sei in diretta con 8 gol su 8 Channel 696, ti salutano i nostri opinionisti Giancarlo Zotti e Enzo Bozzi e anche la nostra giornalista Sonia Lantella. Allora, Daniele, che partita sarà? Che Novara il Benevento trova domani sera? Ma guarda, un Novara galvanizzato sicuramente dalla vittoria contro lo Spezia. È stata la seconda consecutiva, in quanto si arrivava anche dalla vittoria esterna di Latina. I primi due successi del 2017, non era partito bene il nuovo anno per gli azzurri, subito una sconfitta a Trapani e poi dei pareggi beffa casalinghi con Pisa e Cittadella intervallati da quell'esterno per 0-0 in quel di Salerno. Sì. È un Novara che quindi è galvanizzato da questi due successi consecutivi, ha trovato soprattutto in Galabinov Macheda l'intesa perfetta. Sì. Saranno loro due i terminali offensivi domani contro i ragazzi di Baroni. Pensate, Galabinov al terzo centro consecutivo nelle ultime tre gare, ma soprattutto protagonista in ben 11 degli ultimi 13 gol messi a segno nel Novara fino adesso. Quindi è un bulgaro in grande spolvero, è un bulgaro che sta bene e ha trovato questa intesa ottima con Macheda, che è arrivato all'inizio di dicembre da svincolato per iniziare questa nuova vita in Italia, e ha trovato proprio contro lo Spezia il suo primo gol in maglia azzurra. Pensa, quindi Daniele, saranno loro. Daniele, sì. proprio giovedì sera su Sky ho sentito un'intervista fatta da Diletta Leotta a Macheda, che sì, è un personaggio, no? Lo sappiamo tutti quanti, dove lui diceva candidamente: ho vestito tutte le maglie delle varie nazionali italiane, cioè da quella under 15 fino all'under 21, io sono tornato in Italia perché voglio mettere anche l'altra casacca, quella più importante. Cioè, è incredibile questa sua sicurezza
di riuscire a recuperare il terreno perduto, perché lo ricordiamo era un fenomeno. Senti, chiuso questo argomento, ti volevo dire, a Novara però il pubblico è sempre scarsissimo, c'è un po' di contestazione, gli ultras hanno lo striscione capovolto, è solamente una questione di scaramanzia o c'è un clima, diciamo, di rottura con la società e la squadra? No, allora, partiamo da questo presupposto. Per quanto riguarda lo striscione capovolto dei nostri ultras, non è assolutamente scaramanzia, ma è una polemica verso diciamo problemi che sono nati fuori dal campo, e si parla più di DASPO per quanto riguarda alcuni ultras colpiti quest'inverno, quindi è una sorta di polemica e non assolutamente di scaramanzia, ma non è una polemica verso la società, è una polemica verso altri ambienti che riguardano Novara. E comunque i nostri ultras terranno lo striscione capovolto da qui al termine della stagione. Per quanto riguarda le presenze allo stadio, beh, sicuramente Novara non è una piazza come le piazze che noi siamo abituati a vedere quando veniamo in trasferta al sud. È una piazza che si attesta sulle 4.000 unità circa partita. È una città un po' così, no? In mezzo a due realtà importanti che sono Milano e Torino. Certo. E quindi noi viviamo un po' a rispecchio di queste due grandi città che poi un po' condizionano la tifoseria. Certo. Ok? E quindi è un po' difficile, ma sarebbe da fare una trasmissione intera. Certo, certo. Diciamo che nel nostro piccolo le nostre 4.000 unità le abbiamo sempre. La speranza è che questi due successi consecutivi portino qualche centinaia di spettatori in più domani sera contro il Benevento, che è a tutti gli aspetti una sfida fantastica, una sfida contro tre nostri ex importanti come Baroni, Buzzegoli e Viola, e poi credo che sia una delle migliori partite in cartello nella prossima giornata. Ultime due domande, Daniele, e poi dopo, perché il tempo purtroppo è sempre troppo poco. Allora, come sarà accolto Baroni? Io penso benissimo. Baroni ha iniziato la scorsa stagione un po' così. Perché dopo la qualificazione ai playoff di una matricola non è stato confermato? Ce lo vuoi spiegare? Questo io è una delle poche cose che non ho capito della nostra dirigenza, del nostro presidente. Io l'avrei confermato tutta la vita, ma tra me e il mister Baroni ci lega una bella amicizia, quindi non faccio testo. Io avrei tenuto Baroni tutta la vita perché ha centrato un obiettivo importantissimo la passata stagione, non era così scontato arrivare in semifinale playoff, e avrei continuato così. Non so quanto però sia una decisione della società e quanto sia una decisione del tecnico, secondo me la verità sta nel mezzo. Quindi è stata un po' un'interruzione consensuale, diciamo, no? Perfetto. Per quanto riguarda il Novara di domani, ci sarà turnover oppure Boscaglia, diciamo, ha anticipato che schiererà la migliore formazione, Daniele? Ma no, guarda, no, Pronto? No, mi sentite? Adesso sì, dicevi? Dicevo, turnover assolutamente no. Io posso ipotizzare la formazione migliore col 3-4-1-2, da Costa tra i pali, Trost che tornerà dal primo minuto dopo aver scontato un turno di squalifica, formerà la difesa con Mantovani e Sconamiglio, e poi a centrocampo Dickman, Cinelli, Casarini, Chiosa, Sansone dietro le punte, Galabino, Macheda. Solo due dubbi credo riguardano la formazione di Boscaglia: la condizione di Cinelli, che è uscito un po' zoppicante contro lo Spezia, se non dovesse, è stato convocato, però l'alternativa, diciamo il ballottaggio, può riguardare con Orlandi, che è arrivato a Novara da circa due settimane, svincolato dall'Apol Nicosia, e poi Chiosa, sempre titolare nonostante la convocazione di Calderoni. Però Calderoni è reduce da uno stop di circa tre settimane per un problema al polpaccio. Perfetto. Quindi credo proprio vada in panchina, ecco. Benissimo, volete fare qualche domanda? Perfetto. Daniele, noi ti auguriamo buona serata, grazie, sei stato veramente squisito. Buona serata, di nuovo. Allora, grazie. Abbiamo sentito dal collega Daniele Faranna che cosa, insomma, che tipo di Novara ci dobbiamo aspettare e così via. Sarà una partita, diciamo, molto tosta, che arriva, come diceva poc'anzi anche Enzo Bozzi, in un momento particolare. La domanda sembra che abbia una risposta quasi scontata.
Forse è un vantaggio giocare subito dopo questa bruciante sconfitta col Bari? Io penso che bravo, dipende anche dal tipo di partita che vai a affrontare. Cioè, io penso che in questo momento affrontare il Novara non è comunque un fatto positivo, perché come già ha detto il giornalista viene da due vittorie consecutive, sono in salute, sono tutti disponibili, giocano in casa loro su un campo che noi soffriamo, purtroppo io ribadisco questa cosa, ma il Benevento lo soffre il sintetico. È chiaro, ci sarà voglia di rivalsa, però non dimentichiamo che mancherà Ciciretti, che è uno dei giocatori importanti, e lo stesso Cibesà, quindi loro saranno a completo, noi comunque non saremo a completo. A proposito di formazione, allora attraverso la grafica, sempre curata da Andrita, ve le andiamo a proporre. Quella del Novara l'avete sentita poc'anzi da parte del collega Varanna. A proposito di Bari, 2-0 il parziale, il secondo marcatore è stato Galano a conferma del suo magic moment. Subito dopo però il Brescia ha avuto un calcio di rigore a favore fallito da Mauri ex Lazio, quindi il parziale resta sul 2-0. Vediamo un attimo la grafica delle formazioni. Allora Sonia, parliamo del Benevento. Sì, allora il Benevento è costretto ad un turnover forzato per via appunto delle squalifiche di Ciciretti, assenza che peserà e non poco, e chiaramente Cibsa, che al di là insomma di una prestazione poco soddisfacente contro il Bari, personalmente a me non mi ha fatto impazzire, però è un uomo determinante, no, in questo Benevento, e l'ha dimostrato in più gare. Allora, in difesa torna Capitan Lucioni a fare coppia con Camporese, a sinistra, ecco, chiaramente. Vediamo la novità di Gianfia al posto, sì, di Venuti. Quella appunto l'avevo lasciata all'ultima, proprio perché Pezzi si riprende il suo posto. E però a destra ci potrebbe essere un turnover, che Enzo mi direbbe, e Giancarlo, non è un turnover, ma forse Venuti deve rifiatare un po', visto le ultime prestazioni. Lo diresti, Enzo? Prego? Lo diresti? Che Venuti deve rifiatare un po', non è, sì, proprio un turnover, ma... Io penso non sia tutto un turnover, sia una... A metà. Vai Sonia, continua. Chiaramente era comunque, è un po' stanco Venuti, per cui può darsi, perché questa è una probabile formazione, l'intento di Baroni sia quello di dare spazio a Gianfi, che poi tra l'altro... È comunque confermato il 4-2-3-1, perché si era paventato dopo il match di una sorta di 4-2-3. No. Allora, dopo una sconfitta con l'esigenza di dover vincere per forza a Novara sul campo in sintetico contro una squadra in salute, Baroni non va a fare un esperimento, perché è vero che il 4-3-3 è stato già fatto nel girone di andata in partite come ad esempio quella al Partenio Lombardi contro l'Avellino, però è anche vero insomma che è un Benevento ben collaudato con questo 4-2-3-1. E poi Baroni in più di un'occasione ha sottolineato che per il 4-3-3 aspetta il recupero di Eramo. Perfetto. Quindi lo ritiene pedina importante per il 4-3-3, quindi appena riavrà Eramo lì si potrebbe avere qualche alternativa proprio per l'imprevedibilità, no? Continua. Centrocampo, chiaramente gioco forza del Pinto Viola, perché Buzzecoli non può giocare dal primo minuto, è pronto, però insomma schierarlo dal primo minuto poi sul sintetico, quindi del Pinto sarà il Cibsa praticamente, sì assolutamente del Pinto Viola. E poi ecco due esterni completamente, ecco questo vi dà la novità, che più che un 4-2-3-1, guardando le caratteristiche dei due esterni alti, potrebbe essere un 4-4-1-1, perché Lopez e Melara chiaramente non sono esterni offensivi come lo sono Ciciretti e Sissi. Melara, perché Melara abbiamo scelto? Perché Melara è stato provato più volte in allenamento sulla fascia destra, che è poi Baroni, la sua fascia naturale. Assolutamente la sua fascia naturale. Baroni più volte lo ha anche detto, no, che Melara sarebbe stata l'alternativa a Ciciretti, perché non c'era un'alternativa a Ciciretti, ed è stato provato più volte. Lopez chiaramente è l'unico che può far rifiatare Sissé, perché Sissé soffre molto il sintetico, lui ha spesso problemi fisici legati al sintetico, per cui Baroni non vuole rischiarlo, sì, lo porterà in panchina, però è evidente insomma che ci sono altre partite, ma al di là della Salernitana ci sono altre partite, per cui quando un giocatore sente un piccolo fastidio, metterlo sul sintetico su un campo dove soffre particolarmente, poi rischi di perderlo per un mese. Certo. E non conviene. Lui in realtà, Baroni, sta provando a sinistra anche Matera, il giovane Matera. A Baroni non dispiace, lo sta provando molto, infatti lì potrebbe avere dei dubbi tra Lopez e Matera, però oddio, insomma
secondo me parte con Lopez, vuoi l'esperienza, vuoi la cattiveria, vuoi la rabbia con cui andrà affrontata questa partita, credo che a spuntarla sarà proprio Lopez e poi chiaramente Falco e Ceravolo. Non ci dimentichiamo che sia Ceravolo che Sissé sono in diffida, per cui anche per questo è bene insomma non utilizzarli insieme, perché facendo gli scongiuri, due gialli, vai a giocare contro la Salernitana senza attaccanti perché Puskas si è operato al menisco, per cui insomma sarà fuori per un po' di tempo. Questa dovrebbe essere la formazione. Restano i dubbi di Melara e di Lopez, però insomma questi sono stati i ragionamenti che ci hanno portato a questa formazione, anche perché è la chance di Melara. Facciamo lo stesso sono discorso di Bagadur. Bocci in questa partita Melara, lo hai bocciato per sempre. Poi veramente la rosa diventa corta. Sono d'accordo. Ricordiamo che oltre a Puskas saranno assenti, perché convalescente infortunato, Padella, Eramo, appunto, che dovrebbe essere però pronto dalla partita con la Salernitana, e appunto De Falco. Allora sentiamo Enzo su... Se posso dire la mia, prima di parlare di questa formazione parlerei di quella del Novara, perché quando l'ha detto il giornalista non è che mi è fatto paura, però... mi sono detto, ma è possibile che con questa squadra hanno quella classifica? Quella hanno un organico che tra le prime due squadre... Importantissimo. Proprio più che importante, per cui darei già la giusta importanza alla squadra che troveremo di fronte. Poi la prima cosa che salta agli occhi, sul fatto della domanda che faceva, dice è opportuno che si gioca subito? Io dico sì, perché banalmente mi verrebbe da dirti, quando si cade, prima ci si rialza meglio è. Certo. Per cui arriva prima, certi dubbi così te li tiri via. È chiaro che la partita non è facile, e l'unica cosa che vorrei aggiungere a quello che ha detto in maniera molto molto chiara ed esaustiva Sonia, e il fatto che trovandoci con due esterni alti che si chiamano Melara da una parte e Lopez dall'altra, chiaramente avremo più copertura. Per cui io penso che in una partita del genere non tutti i mali vengono per nuocere, tra virgolette. Cioè una formazione così un po', tra virgolette, mi ripeto, abbottonata, potrebbe alla fine pagare anche se che poi quando vedi che lì ti mancano giocatori come Ciciretti, come si sbattute, qualche tristezza, qualche lacrimuccia ti verrebbe pure. Però voglio dire, una squadra equilibrata, io sono curioso di vederla all'opera, anche perché io come Sonia penso che proprio questo debba essere la squadra, a meno che gli ultimi ripensamenti, gli ultimi minuti, debba essere la squadra che affronterà il Novara. Partita molto difficile comunque. Tutto può accadere, poi tra l'altro ecco, io non credo tra l'altro nel centrocampo a tre, non soltanto per il discorso che ho fatto prima, ma anche perché con Cibsa fuori e Buzzegoli che non hai 90 minuti, non hai poi ricambi, esatto. È impossibile il centrocampo a tre. Siamo sull'indisponibilità di Payak, mi pare, quindi siamo tranquilli. No, Payak è stato convocato. Sì, no, volevo dire, Payak. Siamo tranquilli sulle, non lo so, no? Non credo insomma di proporre Payak. Certo non è un fan non vorrei chiedere a Barone. Posso dire l'unica cosa di questo tecnico che non mi ha convinto? È proprio questa. Infatti. Cioè, ecco, come diceva Sonia, dice, ma è possibile? Ecco, questa è la domanda che dobbiamo farla, perché dobbiamo essere un tantino cattivi ogni tanto. Lei parlava di Bagadur, dice, ma è possibile che non gli si danno opportunità a questo ragazzo e gli si danno 5, 6, 7 a quello che secondo me è un giocatore, non lo so, mi fermo qua. No, ma infatti voglio una parentesi, quando uno dà le pagelle, no? Io sono chiamata a darle su Beniamento Free, spesso poi si può sbagliare, per carità, ognuno segue le sue logiche, no? Baroni, io col Bari gli ho dato 6, perché anche se non ero d'accordo su pezzi, e tu lo sai benissimo, però io mi rendo conto che non è facile lì scegliere, no? E quindi è complicato, i cambi, commentavamo con Giancarlo, troppo tardi, perché il centrocampo si vedeva che aveva bisogno prima di forze nuove, però è stata una partita dove il Benevento ha dato spettacolo. A me ad esempio a Vercelli io ho dato 5,5 a Baroni, nonostante Baroni abbia vinto, perché tu non puoi far giocare Payac, perché lì è quello che condanno io. Tu hai comunque Lopez, che come soluzione di esterno alto puoi andare, ce l'hai, tu vai a giocare con Sonia. Payac, e poi nel momento in cui lo cambi vedi che cambia la partita, cioè è l'esatta, non è che vogliamo mettere il tuo ragazzo, e poi non mi le piacque, cose le si dicono in base a quello che vediamo, e poi non mi piacque, cosa che adesso mi fa stare tranquilla, tu vai a Vercelli su un campo sintetico dove loro giocano col centrocampo a tre, questo è fondamentale, con due mediani, Del Pinto e Cibsa, dove la qualità non c'era proprio. Tu è vero che domani giochi con due esterni più difensivi, però tu hai Viola al centrocampo, a chi ti fa girare la palla, a chi comunque ti dà delle geometrie, delle manovre, questo è importante. Sentiamo Giancarlo su questo schieramento, che partita ti aspetti? Io penso che questo qua, al di là di tutto, è lo schieramento che è
stato ragionato da Mister Barone, al di là delle assenze. No, no, vabbè, è chiaro. Se fosse questo, io penso che comunque sia ragionato, perché come diceva Vincenzo è anche un modo per coprirti, perché chiaramente Novara è una signora squadra e quindi Benevento ha delle assenze e lui, mettendo questa squadra in campo, cerca anche un po' di coprirsi e di gestirsi la partita. Poi per quanto riguarda il discorso poi di tre o due in mezzo al campo, io penso che lui anche la soluzione a tre se la sia conservata, vedendo poi come andrà la partita, perché è una soluzione, esatto, che in corso d'opera, avendo anche Buzzeccoli, la può anche adottare. Beh, chiaro, cioè, come alternativa, no, c'è Buzzi. Anche perché l'ultima, una brutta notizia, ve la devo dare. Abituiamoci, anche adesso sta succedendo, mi ricordavo il giornalista di Novara, quello che dice, contro il Benevento turnover non se ne fanno. Infatti, bravo. Beh, da una parte ci sentiamo inorgogliti da questo, dall'altra parte fa rabbia, cioè, perché tutte le squadre che sto sentendo io, leggo un po' dall'altra parte, turnover contro il Benevento non si fa. Ma poi avete sentito le sue parole quando ha detto arriva il Benevento, esatto. Arriva, no, il Benevento, io, in cui l'ha, vabbè, questo è già un capolavoro. Da una parte ci inorgoglisce perché è bellissimo, cioè, consentite di dire che è un capolavoro, però, perché in sei mesi il Benevento è già diventato la prima donna tra le prime donne della Serie B, sì, insomma, sì, sì. È, ma qualcosa di veramente, non dimentichiamo che là c'è Scogliamiglio, che qui, quindi una bella analisi, sì, dei nostri, ce l'ha fatta. Al di là di quello che dicevamo prima con Soli, ma è possibile che veramente ce lo devono dire gli altri? La squadra che in Serie B gioca meglio di tutti, almeno è il Benevento, sì. Ma ce lo dicono gli altri, non ce lo diciamo noi. Ecco perché ha superato anche il Benevento di Auteri, questo Benevento gioca molto meglio del Benevento di Auteri, è più spettacolare. Prego. E poi un'altra cosa, quando tu hai detto, ecco, riuscirà a rialzarsi il Benevento, la bruttissima sconfitta, ve la ricordate, di Ferrara? Sì. C'era subito dopo il Carpi. Il Carpi arrivava, quindi una squadra che ora va besta, in condizioni proprio... Sì, è in crisi. In crisi. Però in quel momento, cioè, arrivava il Carpi, sì, dopo la sconfitta di Ferrari. Il Benevento ha risposto bene. Sì. Girone di andata, quel pari a Mari con la Provercelle in casa. Arrivava il Bari, sì, e il Benevento si è rialzato. Quindi sfida difficilissima, ma forse arriva nel momento opportuno, perché Sissé ad Offside ha detto siamo in bip bip bip, l'ha detto 3-4 volte, certo. Quindi sicuramente è una squadra che ha dimostrato di avere un certo carattere, un temperamento, un'anima, come si suol dire. Ma è molto bella la considerazione, ecco, la cosa che ha fatto emergere Enzo Bozzi, cioè il Benevento è già considerato una VIP del campionato cadetto, da parecchio tempo, per una squadra, per una, da parecchio, per una squadra di soldo assoluto, è veramente una grande soddisfazione, così come uno spot per gli amanti del calcio vedere giocare il Benevento in quasi tutte quelle che sono state le gare fino adesso di questa stagione, perché fa palla a terra, gioco arioso, mentalità vincente, cioè per niente ostruzionistica e altro. A proposito di questo, insomma, meno male che è stata fatta giustizia per Baroni, che potrà sedere in panchina domani sera perché ha avuto solamente ammonizione con diffida, probabilmente, ecco, potere di Sky, chissà se sarà così. Quella che è stata la dichiarazione della bordocampista avrà fatto scalpore anche per quanto riguarda il giudice sportivo della Serie B, perché Vanessa Leonardi disse è incredibile perché è stato cacciato fuori Baroni, che se la stava prendendo commentando l'atteggiamento ostruzionistico oltranza di Mikai con il portiere albanese, dicendo è vergognoso, ecco, hanno pensato il quarto uomo e l'arbitro ce l'avesse con loro. Anche questa è malafede, caro Enzo. Allora, sta per concludersi questa prima parte di non era difficile poi pensare di otto gol, era facilissimo. Allora, io ringrazio e saluto Giancarlo Zotti, che tornerà con noi lunedì, altro appuntamento, appunto, sempre in diretta. Enzo Bozzi, che naturalmente tornerà sempre lunedì, a meno che non ci sono imprevisti, ma non ce ne devono essere. E un abbraccio fortissimo e un ringraziamento anche a Sonia Lantena. Con noi l'appuntamento è domani, chiaramente. Brava. Subito dopo le partite ci sarà, quindi intorno alle 22:30, restate con noi perché ci sarà un dopo gara dallo stadio Piola di Novara e dallo stadio Piola di Vercelli, e oltre che dalla Rechi di Salerno, dove c'è questo Salernitana SPAL che interessa molto da vicino, certo, il Benevento, ci sarà appunto l'intervista a caldo di tutti i protagonisti di questi tre match, che sarà veramente campionato, una giornata molto molto importante ed attesa. Allora, noi andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché abbiamo ancora da presentarvi il Novara, e poi c'è il dossier sullo stadio Vigorito, molto interessante. Quindi adesso diamo la linea alla regia, salutiamo i nostri tre ospiti e noi ci vediamo tra pochissimo.
Allora, dopo i suggerimenti pubblicitari dei nostri sponsor, andiamo di nuovo a Novara con il nostro Fabio Tarallo per andare a conoscere e a presentare la squadra piemontese. Poc'anzi avete sentito il collegamento con il collega di Radio Azzurra, Daniele Faran. Adesso vediamo un po' con la descrizione di questa squadra. Dopo il viaggio a Vercelli, con vittoria di rigore targata Ceravolo e il rocambolesco intermezzo casalingo contro il Bari, il Benevento torna in Piemonte. Torna al Piola, ma stavolta per affrontare il Novara. Un ritorno dolce per mister Baroni, che ha vissuto mesi importanti sulla panchina dei piemontesi. Un po' come rimettere il piede nella casa in cui si è passata l'infanzia. Solo che questa volta l'intento del tecnico giallorosso è quello di dare un dispiacere a quella che è stata la sua squadra fino a poco tempo fa. Adesso a Novara c'è Boscaglia, il condottiero di una formazione che sta cercando in tutti i modi di agganciare il treno playoff. 37 punti collezionati fino a questo punto, frutto di 10 vittorie, altrettante sconfitte e 7 pareggi. 32 gol fatti e 31 subiti, insomma, non una cerniera impermeabile. Formazione temibile, individualità di spicco, incroci passati o possibilità mancate. Si parte da Scognamiglio, difensore che ha cercato di trovare la gloria col Benevento nell'anno della promozione mancata a vantaggio della Salernitana. Ma in questa squadra c'è anche Selasi, che è stato a un passo dal vestire la maglia giallorossa in questa sessione invernale di mercato. Un acquisto solo sfiorato, poi non se n'è fatto più nulla. Occhi puntati sul Golden Boy Makeda. Doveva essere il crack del calcio italiano, un inizio sfavillante con il Manchester che lo strappa alla primavera della Lazio, un'avventura per nulla da ricordare con la Sampdoria e poi il lungo giro di prestiti fino ad arrivare a Novara da svincolato dopo l'ultima esperienza col Cardiff. In Piemonte punterà a riscrivere la sua storia dimostrando di essere il giocatore che tutti si aspettavano. Una freccia in più per Boscaglia, un'insidia in più per il Benevento. Allora, aggiornamento dallo stadio San Nicola di Bari, 2-0 sempre il parziale, però il Brescia è ridotto in 10 per l'espulsione di Resincoli. Siamo però proprio agli sgoccioli del match, quindi per il Bari arriva questa terza vittoria consecutiva che va a rilanciare ulteriormente le ambizioni della squadra pugliese, che va a rafforzare il quinto posto in classifica, che in chiave playoff è importante, e quindi continua la rimonta. Ma a proposito di Bari, prima di andarci a vedere il dossier sullo stadio Vigorito, che andrà a chiudere questo 25esimo appuntamento con 8 gol, vi volevo raccontare questo episodio clamorosissimo del quale sta discutendo tutta l'Italia, ma soprattutto non solamente quella calcistica, quella politica, ma in particolare l'opinione pubblica. Pensate, a seguire la Brescia oggi a Bari ci sono 60 tifosi lombardi. La prefettura di Bari, dopo diciamo, la riunione del GOS ed altro, ha disposto, pensate, per quanto riguarda il deflusso e il ritorno a Brescia dei tifosi appunto lombardi, ne sono ben 60, di ritardare a tempo indeterminato la partenza dell'Intercity che da Bari appunto deve raggiungere Milano. Tutto questo ha determinato la reazione da parte della governance di Trenitalia, dei viaggiatori, di coloro che hanno fatto il biglietto. Cioè, per far partire questi 60 tifosi subito, cioè, c'è il treno che si ferma e li aspetta, un treno che viaggia per tutta la penisola. Io credo, mi permetto di dire, che tutto questo sia un pochettino esagerato, come tantissime misure che si stanno adottando in questi anni. Alcune veramente obsolete, altre clamorose, che poi portano anche a un grandissimo dispendio di forze, di uomini e, come in questi casi, anche disagi ai cittadini ed altro. Cioè, che questi 60 aspettano 2 ore in stazione, per dire, non credo che si possa creare un disagio poi sull'intera linea per questo clamorosissimo ritardo. Chiusa questa parentesi che ci interessa da lontano, ma sapete, ci piace anche discutere e commentare cose di calcio. A proposito della partita di domani del Benevento, oggi è stato designato anche l'arbitro, che sarà Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. C'è una curiosità a proposito del fischietto: è lo stesso che ha diretto la gara dell'andata, che, lo ricordiamo, si concluse, avete visto anche le immagini che ci ha proposto la nostra regia, si concluse sul risultato di 1-0 con gol di Raman Cibsa, che sarà uno dei grandi assenti del match di domani. Sono 22 i convocati da parte di mister Baroni, però per arrivare a questa cifra ha portato con sé anche 3 elementi della formazione primavera guidata da Giovanni Ignoffo. Bene, a questo punto noi ci andiamo,
Vi ricordo che questa trasmissione andrà in replica già stasera alle 23.45 e domani alle 15.45. In diretta torneremo lunedì prossimo sempre alle 21. Ci andiamo a vedere adesso questo servizio dossier sullo stadio Vigo Ritro. L'ho detto in apertura della trasmissione, un dossier che racconta come la situazione attuale, di cosa ci sarebbe bisogno per riaprire la curva nord, per aumentare la capienza da 12.148 almeno ad un numero più accettabile per grandi spettacoli ed altro. Allo stadio Vigo Ritro si respira da tempo profumo di Serie A, ma a parte questo ci sono in vista anche tanti altri big match. Voglio parlare, tanto per non fare esempi, del derby di domenica sera contro la Salernitana, poi di quello successivo contro l'Avellino, di altre gare che potrebbero essere decisive e importanti per la qualificazione ai playoff o addirittura per la promozione diretta. Cosa accadrà? In caso di futuro, che tutti ci auspichiamo o meglio sogniamo, promozione in Serie A, che cosa si fa? Ecco, allora, di che cosa ci sarebbe bisogno? E sin da adesso c'è bisogno, scusate il gioco di parole voluto, la ripetizione voluta, bisogno, le autorità istituzionali con il sindaco in testa devono portare avanti dei progetti per andare a migliorare l'infrastruttura e fare in modo che la Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli, al di là di una severità apparsa esagerata rispetto ad altri centri dove c'è maggiore elasticità, possa andare a rivedere il proprio provvedimento. Vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento con 8 gol e con i programmi di 8 Channel 696. Adesso vi invito a vedere questo servizio, dopodiché ci sarà la sigla e naturalmente vi auguro una buona serata. L'agibilità attuale di 12.148 spettatori, aumentata alcuni anni fa grazie ad una serie di lavori e migliorie effettuati con congrui anticipi versati esclusivamente dalla società giallorossa rappresentata dall'avvocato Oreste Vigo Ritro, è assolutamente inadeguata per importanti eventi calcistici e non solo. Alla luce del cammino del Benevento in questa stagione, con il nuovo sold out registratosi proprio contro il Bari e di quelli degli scorsi anni in occasione di semifinali o finali playoff o nelle gare con Catania e Lecce della passata stagione, bisogna intervenire con urgenza, progettando interventi e lavori per farlo diventare da Serie A. Lo stadio Ciro Vigo Ritro ha bisogno di vedere crescere la capienza per evitare di assistere a nuove situazioni paradossali, frutto di un tortuoso iter burocratico o di leggi in alcuni casi obsolete e inopportune. Il Comune e il Sindaco Mastella hanno il dovere di studiare interventi e soluzioni immediati, al di là degli ostacoli legati al dissesto, di sedersi a tavolino con la società e cercare di trovare delle soluzioni. Indubbiamente la legge antiviolenza, attuata circa 10 anni fa dopo l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania, ha visto limitare le capienze di decine di stadi italiani ed ha per tanti versi il sapore di un giustizialismo populistico. Del resto, con il passare degli anni, determinati accorgimenti, oltre ad essere superflui ed inutili, penalizzano tantissimo lo spettacolo, l'accesso della gente agli stadi e tante strutture, e costituiscono solo la molla per allontanare sempre di più il popolo dal calcio e di certo non per combattere la violenza. Il caso del Vigo Ritro è emblematico perché la struttura, che è stata inaugurata nel 1979 per ospitare 25.000 spettatori circa, che sembravano un numero esagerato per la realtà sannita dell'epoca, non può sottostare agli attuali 12.148. Le restanti sfide di questo appassionante campionato potrebbero registrare richieste sempre crescenti di biglietti, ma c'è anche un discorso di prospettiva. Questo Benevento infatti ha tutte le carte in regola per approdare in Serie A ed affrontare Juve, Napoli, Inter, Milan, Roma e compagnia. Allora, come la mettiamo a nome? Andiamo a giocare sul campo neutro a Napoli o a Roma? Facciamo vincere l'immobilismo, la burocrazia, oppure si deciderà come città e provincia di perdere un altro autobus importante come immagine e rilancio dello stesso Sannio? Impensabile e deprecabile, crediamo. Ecco perché le autorità istituzionali devono iniziare a mobilitarsi ed organizzarsi per cercare di aumentare la capienza in tempi brevi, e non si può pensare di affidarsi sempre e solo alla sensibilità o al portafoglio di Vigo Ritro, grazie al quale c'è l'agibilità attuale per l'installazione dei tornelli, del prefiltraggio, della numerazione parziale dei posti, dell'omologazione dell'impianto di illuminazione, della ristrutturazione degli spogliatoi, dell'area ospitalità e stanza servizi sanitari. Ora tocca alla città che, con migliaia di spettatori da fuori in arrivo e una Serie A che non è più un'utopia, deve sfruttare al meglio l'immagine e la struttura di via Santa Colomba con l'indotto che si creerebbe, ed in tal senso ci sono esempi concreti già per la stagione in svolgimento. C'è però il solito problema, quello legato ai finanziamenti, agli adempimenti, agli iter, ai problemi legali, alle prescrizioni della Commissione Provinciale Vigilanza Pubblici Spettacoli presso la Prefettura.
Il nodo è quello di sempre, di uno stadio che dal giorno dell'inaugurazione non fa altro che determinare discussioni e casi, suo malgrado. Pensate che addirittura fino ad alcuni anni fa lo stadio Beneventano poteva ospitare solo 4.999 spettatori, a dispetto di una struttura mastodontica che è posta fuori dal centro abitato, maestosa e che di fronte a impianti di altre città di Serie A con capienze maggiori è sicuramente più funzionale. Questo è un altro mistero che ci affligge da decenni e ancora senza risposta. Che contraddizione! Ma andiamo oltre e pensiamo alla concretezza. L'auspicio e la speranza di tutti sono di risolvere questa annosa questione in maniera definitiva, ma che soprattutto si riesca a valorizzare rispetto agli investimenti iniziali l'impianto troppo mortificato in questi anni, con la capienza addirittura dimezzata e tra l'altro grazie ad un miracolo economico e di volontà esclusivamente vigoritiano del passato. Sfruttiamo la Serie B da primissimi posti ed il profumo di Serie A per farlo. Il momento deve essere assolutamente questo, dopo che per anni autorità e politici hanno colpevolmente trascurata questa importante struttura. Ecco il vademecum di quello che bisognerebbe fare per aumentare la capienza. Per riaprire l'altra metà della curva nord, chiusa al pubblico da almeno 15 anni, occorrerebbe installare nel settore l'impianto di videosorveglianza attualmente mancante ed a proposito di quest'ultimo andrebbe riammodernato, stando alle autorità di polizia, anche quello attualmente esistente. Inoltre, sempre nel settore curva nord, andrebbero installati i tornelli. Inoltre, per l'aumento generale c'è bisogno della creazione di una nuova strada di accesso e deflusso. È stata individuata da anni nei pressi dell'ex scasso Cavalluzzo, vicino allo svincolo del raccordo autostradale, creando appunto una nuova arteria che andrebbe a decongestionare il traffico. Poi c'è la rimozione del distributore di carburanti nel piazzale Santa Colomba, annosa questione dove paradossalmente nessuno è mai riuscito ad avere successo. Andrebbe fatta la numerazione di tutti i posti dello stadio con l'installazione di altri sediolini ed infine la ristrutturazione dei servizi igienici. Il popolo sannita attende risposte e soprattutto fatti. Lo meritano gli sportivi giallorossi, la società che fa capo a Vigorito e perché no, anche questa squadra che sta scrivendo la storia, che però ha bisogno anche di uno stadio aperto al grande pubblico. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Questo programma è stato presentato da...